Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono TheAndyCinema98, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono appena tornato dal cinema dopo aver visto Sonic, il film. Questo lungometraggio diretto da Jeff Fowler. Perfetto, le mie pronunce inglesi sono sempre le migliori. Perdonate se ogni tanto la mia lingua si ingarbuglia. In ogni caso, che cosa volevo dire? Ah sì, giusto. Questo film è basato sull'omonimo personaggio dei videogiochi ed è stato fatto sull'onda del mini successo dei buoni incassi di Detective Pikachu, anche lì basato su dei personaggi celebri di videogiochi e basato soprattutto sulla celebre mascotte ormai dei Pokémon, ovvero Pikachu. Detective Pikachu mi era piaciuto parecchio, l'ho trovato un ottimo film di intrattenimento con dei temi interessanti, con dei grandi effetti speciali, con dei personaggi molto gradevoli, molto divertente. Per quanto riguarda questo Sonic il film, le mie aspettative, erano semplicemente quelle di un buon film per famiglie, niente di particolare. Molti sicuramente mi vorranno chiedere che cosa penso del cambio di design. Sì, leviamoci subito questo punto, lo dico, io sono stato estremamente contrario al cambio di design per due motivi. Prima di tutto perché il pubblico ha troppo potere. Sì, lo capisco che dal punto di vista economico è stata la scelta migliore, questo lo capisco, capisco che il cinema è anche un'industria, ma ho una grande paura che questa cosa possa creare un precedente molto 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 pericoloso. Io non capisco come mai non abbiano fatto dei test screening per capire che al pubblico non piaceva. Non capisco proprio come si sia arrivati ad un risultato del genere. Sto parlando ovviamente della modalità di accoglienza, cioè non è questo il modo di lavorare per una major. O forse hanno avuto il culo che l'unico test screening fatto sia andato veramente bene. In ogni caso, il secondo motivo per cui ero contrario è che a me il design piaceva, cioè lo ammetto, il primo design non mi aveva fatto dire ah, mamma mia che schifo, ad eccezione della scena in cui Sonic fa miau e urla, che quella era veramente orrenda, ma più che altro per la bassa qualità della computer grafica. Io non capisco perché mandano i trailer quando il computer, gli effetti visivi non sono completati, lo trovo veramente controproducente. Ma a parte questo, il design l'avevo trovato abbastanza simpatico, un Sonic diverso. Molta gente a dire non è Sonic. Sinceramente, se io avessi visto questo personaggio senza la scritta Sonic, avrei pensato che è Sonic, magari un Sonic più umanoide, più realistico, ma non pensavo una cosa del genere. A me quel design piaceva. Quello che è stato scelto adesso mi piace ancora di più, lo ammetto, è più puccioso, più carino. Anch'io preferisco il nuovo design, però comunque la modalità in cui è stato fatto il tutto lo trovo orrendo, così come trovo sinceramente esagerato l'accoglienza fatta al primo design, che non mi sembrava male. Ora quello di adesso è molto diverso, però a me piaceva. Comunque, a parte queste cosine che ci siamo levati di mezzo, parliamo del film. Come ho detto, mi aspettavo un film per famiglie normalissimo, perché l'impostazione alla fine è quella, cioè un essere umano che incontra un essere molto diverso, particolare, perché è una sorta di animale parlante, una sorta di tradizione per quanto riguarda i film per famiglie, tra cui anche film che si basano su personaggi iconici dei cartoni, che siano videogames, comunque personaggi cartuneschi. Basti pensare a Alvin Superstar, oppure a quell'orribile film che era Picchiarello il film. Comunque, appunto, un film in tecnica mista, con un personaggio che improvvisamente arriva in una famiglia distruggendo praticamente tutte le cose normali che c'erano prima, e poi i due si affezionano, l'essere umano con questo appunto essere, cercano di aiutarsi a vicenda, una cosa appunto vista e rivista. Però comunque Sonic, essendo un personaggio comunque diverso da tutti gli altri, caratterizzato appunto dalla sua alta velocità, rende il tutto decisamente gradevole, appunto perché le scene in cui lui usa l'alta velocità sono veramente epiche. La regia non è niente di particolare, ci sono ogni tanto delle trovate carine, però in generale si tratta di una regia normalissima. Però appunto le scene d'azione sono comunque fighe, e comunque appunto il regista si dimostra di essere un buon mestierante, niente di particolare, però appunto fa bene quello che deve fare. E per quanto riguarda appunto, stavo dicendo, sì, Sonic è un personaggio veramente tanto tanto adorabile, non solo per quanto riguarda il design, non solo per quanto riguarda la sua alta velocità, che lo rendono veramente figo nelle scene in cui combatte contro villain, di cui parleremo tra poco, ma appunto è un personaggio veramente adorabile.
abile, molto simpatico, le battute sono divertenti, ce ne sono altre bambinesche, però appunto lo si guarda con piacere. Anche Renato Novara, che è praticamente il doppiatore italiano di Sonic in tutti i videogiochi degli ultimi anni, che praticamente è stato chiamato anche per questo film, grazie a Dio, una mossa molto molto intelligente, si dimostra ancora una volta azzeccatissimo per il personaggio, così come è bello il siparietto tra il protagonista interpretato da James Marsden, un personaggio gradevole che praticamente è già visto, perché appunto colui che vuole andare a lavorare in un posto diverso, però Sonic lo rimprovera perché magari ha già tutto quello di cui ha bisogno, una cosa sì già vista e rivista, però comunque è un personaggio simpatico, gradevole, giusto, e che rende molto piacevoli i siparietti tra lui e Sonic, c'è un'ottima alchimia tra i due, e praticamente in tutte le scene tu dici ah che cosa divertente. Tuttavia la punta di diamante gigantesca, a parte il personaggio, il protagonista che è adorabile, che praticamente ammetto forse è l'unico motivo per cui l'ho visto, per cui sono andato al cinema, perché comunque ripeto, per quanto io sia cresciuto un po' col personaggio di Sonic, non erano tra i miei videogiochi con cui spendevo la gran parte del mio tempo, però comunque Sonic è un personaggio che conosco fin dall'infanzia per i cartoni, peraltro, quindi comunque ci ero un po' affezionato, però appunto non sarebbe stato questo a spingermi, perché ci sono personaggi a cui sono molto più affezionato, e comunque sembrava un film abbastanza banalotto. Il motivo per cui sono andato è perché c'era Jim Carrey nel ruolo del cattivo, e Jim Carrey è uno dei miei attori preferiti di sempre, e il fatto che sia finalmente tornato a fare un film mi rende veramente tanto felice, perché lui non girava un film dal 2015, e l'ultima volta che l'avevo visto al cinema era nel 2014, veramente non ne potevo più. L'avevo visto recentemente nella serie Kidding, in cui era tornato in grandissima forma, perché in quel ruolo, nel ruolo che praticamente ha nella serie TV Kidding, è straordinario. Qui è per la prima volta torna a fare un ruolo molto comico, un ruolo che rispecchia praticamente le sue vecchie parti negli anni 90. Lui aveva paragonato questo ruolo a quello dell'enigmista, scelta azzeccata, perché è l'unico cattivo molto fumettistico, molto cartoon che lui ha interpretato, però comunque lo terrei staccato, perché comunque io direi che questo personaggio è un misto tra il cattivo di Lemony Snicket, il conte Olaf, e l'enigmista di Riddle, nel senso che siccome l'enigmista in Batman Forever era esageratissimo, penso che sia il ruolo più esagerato e schizzato e sopra le righe che Jim Carrey abbia fatto insieme ad Ace Ventura, mentre invece il conte Olaf era molto contenuto, abbastanza un po' sopra le righe pure lui, però comunque freddo, cattivo. Ecco, questo Rob Tonic è una sorta di misto tra le due cose. Capisco perché Jim Carrey abbia accettato il ruolo, perché comunque ha le sue cose interessanti, il fatto che lui consideri le macchine superiori agli uomini, che non abbia voluto più avere rapporti con gli esseri umani perché li reputa inutili, superflui rispetto alla sua mente geniale. Potevano decisamente approfondirlo molto di più, perché comunque tutto rimane sull'onda del film per famiglie fatto giusto per divertire, però comunque il personaggio è un bel cattivo, e soprattutto Jim Carrey è mostruoso, veramente mostruoso, dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori attori esistenti, straordinario anche nei ruoli stupidi, diciamo così, anche nei ruoli semplici riesce a regalare qualcosa di stupendo, veramente ha una mimica facciale pazzesca anche in questo film, ti diverte un casino, veramente ha messo tanto nel suo del personaggio, si vede che si divertiva tanto a farlo, parlo semplicemente anche di cose minime come per esempio la scena del ballo che mi ha fatto morire dalle risate nel suo finale, non faccio spoiler, tranquilli, Jim Carrey è veramente il pregio maggiore di questo film, l'ho trovato ancora più adorabile del protagonista, veramente un cattivo sopra le righe, molto fumettistico, molto cartoon, ma che rende straordinariamente giustizia a Jim Carrey, anche no, in realtà è Jim Carrey a rendere giustizia a questo personaggio, perché è veramente stupendo, stupendo in ogni suo movimento dell'occhio, in ogni suo movimento della faccia, in ogni suo movimento della bocca, anche se per quanto riguarda la performance vocale posso parlare solamente a nome
del bravissimo Roberto Pedicini, che ormai è diventato Jim Carrey, ormai è Jim Carrey, lui può fare solamente Jim Carrey. No vabbè, sto scherzando, Roberto Pedicini ha fatto cose straordinarie, è uno dei più grandi doppiatori italiani che abbiamo adesso, ma ormai si capisce che quando pensi a Jim Carrey puoi pensare solamente alla voce di Roberto Pedicini, che ha fatto ancora una volta una performance straordinaria, anche lui si vede che si è divertito nel farlo. Quindi io vi consiglio di guardare questo film, che è veramente molto molto divertente. Certo, se non avete voglia di vedere un film già visto, perché alla fine si sta parlando di un film già visto, ha dei messaggi belli, che si tratta appunto di trovare di non essere mai da solo. Il messaggio di questo film è, in pratica, stai con le persone che ti amano, dopo non c'è più niente, cioè nel senso tutte le basta che tu stai bene con le persone con cui stai attorno. Se poi hai altre cose, si vedrà col tempo. Questa è una cosa bella, però appunto si tratta di messaggi messi in una maniera già vista, in un film per famiglie che alla fine deve divertire i bambini, e questo non è una cosa negativa, anzi, se io avessi visto da bambino questo film lo avrei adorato. Appunto c'ha dei momenti divertenti, c'ha appunto delle belle scene action, sa essere epico, quindi può intrattenere anche gli adolescenti e magari anche i genitori. Io mi sono divertito un casino, ho trovato adorabile il protagonista, ho trovato adorabile l'antagonista. Ah, e per quanto riguarda gli effetti in digitale, hanno cercato di ricalcare la stessa cosa, ovvero prendere un personaggio cartunesco e renderlo realistico per quanto riguarda il contatto. Devo dire che è un lavoro molto inferiore rispetto agli splendidi Pokémon visti in Detective Pikachu, anzi è molto più cartunesco che altro. Si vede che è fatto al computer, pur mantenendo un effetto decente, però vabbè, non è che Sonic poteva essere realistico più di tanto col design cartunesco che gli hanno dato, però comunque è un buon risultato. Le musiche sono gradevoli, la sceneggiatura è divertente, trama banale ma divertente, quindi alla fine Sonic si dimostra essere una commedia per famiglie divertente, e io vi consiglio di guardarlo. Una commedia piacevole, fatta per passare il tempo, un'ora e mezza non contando i titoli di coda, che passa tranquillamente. Io mi sono divertito, sono tornato bambino per un'ora e mezza, quindi vi consiglio di guardare questo film. Se volete portare i vostri figli, possibilmente che non abbiano 3 anni come il bambino che in sala ha continuato a camminare per tutte le poltrone, porcaccia miseria, portate bambini adatti appunto nella loro età a questo film, ve lo consiglio, perché appunto potrebbe diventare il loro cult della loro infanzia, ed anzi possono, attraverso il personaggio di Sonic, possono anche giocare a videogame e divertirsi un casino, magari scoprendo qualcosa che appunto potrà fare loro dei bimbi ancora più felici. In ogni caso io appunto ve lo consiglio, mi sono divertito, non penso che sia un film brutto, anzi tutt'altro. Certo banale, però che riesce ad essere estremamente gradevole per i suoi personaggi, che sono comunque più originali nella loro impostazione visiva rispetto ad altri. Non vale un'unghia di Detective Pikachu, che aveva dei temi molto più interessanti di questo, aveva una regia decisamente migliore, però comunque si tratta di un buon film di intrattenimento fatto per farti passare il tempo. Sì, lo so, mi sono ripetuto 27 volte, vi chiedo scusa, però in ogni caso spero che il film vi piaccia e vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa mia recensione e spero di non avervi annoiato. Sono di Andy Cinema 98, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Mi sono dimenticato di dire che la trama è bella. Cioè, nel senso che mi sono dimenticato di approfondire il fatto che non ha buchi di sceneggiatura, tranne alcune stupidaggini che comunque sono tranquillamente perdonabili in un film per famiglie. Ok, una parecchio grossa, però una volta che il film è passato non è che te ne freghi più di tanto. Però comunque è un dettaglio che dovevo inserire nel video. Cioè, non posso fare una recensione e non inserirlo. Porcaccia la miseria, non è una cosa positiva da fare, però ormai il video l'ho finito, sapete? So come farmi perdonare. Saluta il pubblico, sì! Dimostra di essere più bella di Sonic, dai! Saluta il pubblico! Quanto è bella! Tu sei più bella di Sonic, sì? Sei più carina di Sonic, sì? Che c'è? Vuoi partecipare anche tu alla recensione? Sì, è inutile che ti atteggi come se fossi una star. Che fai? Non si annusa la telecamera! sono un pazzo! Perché si sa come funziona internet, fai il video di un gattino o il video di un cagnolino e ti è tutto perdonato!